Salve a tutti, sono un gamer e benvenuti in questa nuova puntata di Balloons DD6. Allora, quest'oggi ci aspetta un bel po' di lavoro. Come prima cosa, vediamo di portare a termine la mappa di Sentiero nel Parco iniziata allo scorso episodio, perché ho scoperto che ogni volta che ne completiamo una a livello principiante, automaticamente ce ne sblocca una a livello intermedio. E volevo mandare le nostre scimmie sulla luna. Sarà una mappa difficilissima. Come potete vedere, il percorso adesso è decisamente molto più breve. Ma soprattutto, sulla luna potremo testare le nuove scimmie magiche che abbiamo sbloccato nella scorsa puntata. Non le abbiamo ancora mai utilizzate, quindi sono ancora tutte da scoprire. Ho sbloccato nel frattempo anche un paio di eroi. Abbiamo Gwendolyn Piromane e il signor Striker Jones, comandante di artiglieria. Di sicuro possiamo andare di piromania, che non guasta mai. Allora, ci mancavano praticamente una decina di ondate e dovremmo riuscire a portarla a termine. Presumo che ci siano per attaccare le unità più potenti del gioco. Allora, siccome soldi ne abbiamo, come prima cosa direi di potenziare le nostre torrette sparapuntine. So che è una spesa considerevole, ma lo spazio comincia un pochettino a scarseggiare, e se riusciamo a diminuire il numero di palloncini che ci attacca direttamente dall'inizio, siamo praticamente a posto. Casomai mettiamo qualche altra unità sparacolla e potenziamola, perfetto. Così dovrebbe darci un bel vantaggio tattico. Va che macello! E dobbiamo decisamente schierare qualche altro cecchino, perché il gioco mi ha avvisato che tra poco arriveranno i palloncini di ceramica, quelli mimetizzati. Ecco, sarà un bel problemone. Sto cercando di dare a tutti il fuoco rapido e quantomeno gli occhiali a visione notturna. Anzi, potremmo potenziare i nostri cecchini con colpo di schegge, che spara praticamente schegge in tutte le direzioni quando colpiscono un palloncino. Così, in teoria, con un solo colpo ne dovrebbero forse pigliare più di uno. Speriamo che funzioni. Perfetto, facciamo ripartire una nuova ondata. Un Moab e qualche pallone corazzato, ma non è un problema. Perfetto, bravi ragazzuoli. Ok, con tutti i cecchini che abbiamo schierato, decisamente non stiamo avendo nessun problema. Anzi, stiamo accumulando una quantità spaventosa di soldi. Oh oh, sempre più Moab, ma non ce la fanno. Non ce la fanno, li stiamo triturando come non ci fosse un domani. Provano a passare, ma niente. Vai direttamente anche alla prossima ondata. Guarda che roba, shottano i palloncini ancora prima che entrino in partita. Guarda, mettiamo ancora scimmie sparacolla direttamente qua all'inizio, ovviamente potenziate per benino, rallenteranno e metteranno anche la colla corrosiva a tutti i palloncini. Ed è una tattica che sta funzionando molto bene, perché i palloncini sono molto rallentati, soprattutto nella parte iniziale. E poi li trituriamo come non ci fosse un domani. Guarda che roba, guarda che roba. E vabbè, faccio pure la follia e mettiamo il fuoco accelerato e super accelerato alle nostre torrette iniziali. Ok, stiamo tritando. Guardale le mie torrette, brave. Continuate così, perfetto. Olè! Possiamo sbloccare un supporto scimmie, il vivaio di banane, la fabbrica di Aculei. Col vivaio di banane ogni round genera banane convertibili in denaro per effettuare acquisti. Mi pare una buona tattica. Ok, intanto portiamocela a casa. Ok, mancano pochissimi round, ragazzuoli, è praticamente fatta. Oddio, guarda Moab, ma non ce la fanno, guardali, ci provano in continuazione, ma le nostre unità sono decisamente troppo forti. Perfetto, non oso immaginare neanche quanti punti esperienza abbiano accumulato le nostre torrette sparapuntine. 20.000, possiamo sbloccare l'overdrive, mi costa 3.200 e praticamente saranno i colpi iperpotenti. E anche l'anello di fuoco, spara un letale anello di fuoco al posto delle puntine. Allora, facciamo la follia e un overdrive me lo sblocco assolutamente, anzi due, meglio abbondare. Vediamo un po' quanto saranno potenti, voglio vedere appena riesco. E vabbè, le stiamo triturando, non riescono neanche a passare oltre queste torrette. Guarda che roba. E vabbè, ma mi prendi in giro? Cos'è sto coso? È un dirigibile gigantesco. Oh no, questo sarà difficilissimo da battere, ragazzi. Buttateli tutto contro, non me ne frega niente. Ok, ha spawnato altri mob e poi li abbiamo triturati come non ci fosse un domani. Nessuna unità è riuscita a passare e abbiamo completato alla grande. Questa mappa è stata più difficile del previsto, ma soprattutto, se torniamo alla selezione delle mappe, ci dovrebbe aver sbloccato l'allunaggio. No, non ci credo mai nella vita. Allora, prima di partire per lo spazio, vediamo di portare con noi un nuovo eroe. Direi che la signorina Gwendolyn Piromane potrebbe fare al caso nostro. Costa un attimino di più del signor Quincy, che costava 5,40, lei costa 900. Ma vabbè, dettagli. Ha due abilità decisamente molto interessanti. Con cocktail di fuoco scaglia un flacone di liquido infiammabile. Tale liquido fa incenerire i balloon che passano attraverso il fuoco. Se lo lanciamo all'interno dei crateri della luna potrebbe fare un po' di danni. Ma con tempesta di fuoco incendia l'intera schermata, carbonizzando tutti i balloon. A bando alle ciance, saliamo sul nostro razzo e vediamo di raggiungere
raggiungere la luna. Madò, è una mappa difficile, non dovrei farla viste le mie abilità molto limitate. Allora, il percorso è tanto breve come potete vedere, ma sembra effettivamente che i balloon gireranno all'interno dei crateri più e più volte. E pertanto, se in futuro schieriamo la nostra artiglieria, forse dovremmo riuscire a fare un bel po' di danni. Porco cane, però i crateri sono anche rialzati, il che vuol dire che un'unità come il cecchino, oh, avrà il campo visivo decisamente molto limitato. Abbiamo anche pochi soldi con cui partiamo. Di sicuro potremmo mettere una scimmia cecchino. È una tattica un po' rischiosa in questa mappa effettivamente, ma se la mettiamo tipo in questo punto, lei può attaccare tutti i palloncini in entrata, quelli che ruotano all'interno del cratere e quelli che ruotano all'interno del secondo cratere, alcuni di quelli che escono e via dicendo. Ammetto, è un'unità molto lenta, quindi vediamo casomai di mettere in parte a lei una torretta sparapuntine a darle una mano. Quantomeno come tattica dovrebbe essere più che sufficiente a occuparsi delle prime ondate. Come potete vedere, i palloncini ruotano parecchie volte prima di uscire dal cratere, il che vuol dire che appena possibile dobbiamo schierare assolutamente la scimmia mortaio, e farà una quantità di danni davvero spaventosa. Direi che ci serve anche, appena possibile, una scimmia sparacolla. Aspetta, qualche palloncino potrebbe scappare. No, ce la stiamo facendo, perfetto, scimmia sparacolla. Allora, è scritta, levati porca di quelli per porca. Direi di metterla tipo qui, non è male, potrebbe riuscire a colpire sia i palloncini che entrano che quelli che fuoriescono dal cratere, rallentandoli efficacemente e dando più tempo alle nostre unità di contrattaccare. È arrivato anche qualche palloncino blu, ma sembra che ce la stiamo facendo. Forse potrebbero passare, no, ce la facciamo, ragazzuoli, no, è fuggito, sì, scimmia cecchino, brava, ti pago solo per quello, santo cielo. Perfetto, ora abbiamo abbastanza soldi per poter schierare la prima delle unità magiche. Potremmo mettere la scimmia ninja, che lancerà gli shuriken. Oh mio Dio, ha un raggio d'azione considerevole. Se la mettiamo più o meno qui, dovrebbe riuscire a colpire tutti i palloncini in entrata e in uscita dal secondo cratere, quindi tutti quelli che sfuggono alle nostre scimmie qua davanti. Guarda, lancia shuriken come non ci fosse un domani. Direi che è stata davvero la tattica vincente, ma quanto prima ci serve quella cavolo di artiglieria. Ok, siamo già al settimo round, mio Dio, ci siamo quasi. Mi mancano letteralmente una sessantina di dollari. Posso aspettare, vediamo se ce la fanno a farmi guadagnare il resto dei soldi. Stanno arrivando tanti palloncini verdi. Ragazzi, quel mortaio mi serve molto urgentemente. No, perfetto, con i suoi shuriken la scimmia ninja effettivamente sta uccidendo tutti i palloncini. Brava scimmia ninja, e finalmente, oh, scimmia mortaio, mi sei mancata tantissimo. E gli diciamo di attaccare ovviamente il primo cratere. Direi che cosa buona e giusta vedere si schierare una scimmia mortaio per ognuno dei crateri, o forse anche più scimmie che attaccano quantomeno il primo. Oh, perfetto, potete vedere che i colpi del mortaio sono talmente tanto potenti che fanno fuori tutti i palloncini senza nessun problema. Oh, come l'ho detto, tanti palloncini blu, ce la fa, incredibile, santa scimmia mortaio. Oh, possiamo schierare la scimmia mago. Vediamo un po', ha un raggio d'azione abbastanza ampio. Dove la possiamo mettere? Vediamo, volevo fargli attaccare magari tutti i palloncini che sfuggono alle nostre unità iniziali. La possiamo mettere qui, perfetto, in modo tale che può lanciare le sfere energetiche anche i palloncini che stanno ruotando all'interno del cratere. Oh, stanno arrivando anche i palloncini gialli, ma sembra che non ci sia nessun problema. Questa scimmia per adesso non ci servirà più di tanto, ma come ho detto, prevenire è meglio che curare. Abbiamo perso anche troppa vita prima. Ottimo, abbiamo abbastanza soldi per schierare la nostra prima scimmia alchimista. Combina in sé il potere della scienza e della magia ed è in grado di spruzzare i balloon con l'acido. Inoltre è capace di preparare varie pozioni con diversi effetti. Non mi dispiace, abbiamo poteri come acido super, pozza di acido. Se non ci sono balloon nelle vicinanze, l'alchimista può inondare il tracciato di acido, il che vuol dire che saranno danneggiati al passaggio successivo. Allora, ha un'area d'attacco considerevole. Questa direi di schierarla casomai all'inizio, tipo in questo punto, così può aiutare la nostra scimmia sparacolla. Bella lei. E possiamo casomai vedere di sbloccare qualche potenziamento per la nostra scimmia ninja, che si è comportata molto bene in battaglia. Possiamo aumentarne la portata e la velocità di attacco, che non mi dispiace, è diventato sempre più serio. Shuriken a ricerca, questo mi piace. Gli shuriken saranno in grado di seguire e far scoppiare i balloon. Oh, sblocca anche questo assolutamente. La nostra scimmia Harry Potter, anche lei ha nuovi poteri, come ad esempio la sfera di fuoco. Lancia ogni pochi secondi una sfera di fuoco esplosiva. Magia teleguidata, i colpi magici sono in grado di trovare i balloon, anche quelli nascosti. Ecco, questo ci potrebbe essere davvero molto utile. Con i balloon mimetizzati e con magia potente, i colpi magici più potenti sono in grado di muoversi più rapidamente e di far scoppiare un maggior numero di balloon.
Bravo, bravo il mio piccolo Harry Potter. Perfetto, ecco che la nota scimmia alchimista si è messa a tirar colpi come non ci fosse un domani. Ed è una mia impressione o li sta tirando anche l'interno del cratere? Non mi dire che lei può colpire il cratere. E abbiamo abbastanza soldi per sbloccare anche il druido. È in grado di creare con ogni attacco un'esplosione di aculei. Quando viene potenziata può adoperare i poteri della giungla, della tempesta e dell'ira. Oh, spine coriacee, sciame di spine, portata druidica. Mica mi dispiace, allora ha un'area d'attacco anche lui abbastanza considerevole. Dove lo possiamo mettere? Direi per adesso di metterlo qua davanti, assieme alla nostra scimmia Harry Potter, così che può colpire tutti i palloncini che ci sfuggono. Ok, bravi ragazzuoli, perfetto, sembra che non stiamo incontrando troppe difficoltà, però davvero ci servono i soldi per un altro mortaio quanto prima. Stanno arrivando anche i palloncini con i cuori, ma sembra che ce la stiamo facendo, bravi. Stanno arrivando tanti palloncini, oddio, guarda verdi, guarda quanti verdi, ce la facciamo? Ce la facciamo, vabbè, santo mortaio, cosa faremo senza di te? Sapete cosa, come ho detto, io prendo una altro mortaio e gli continuo a dire di attaccare la zona centrale. A sto punto credo che sia la tattica vincente, con la quantità immane di danni che fanno queste unità. Voglio dire, sono in grado di attaccare anche i palloncini, quelli nascosti, perché loro comunque attaccano la zona. Anche se sono mimetizzati, continueranno a subire danni come non ci fosse un domani. Guarda, siamo già al 21esimo round, ma non potremo andare avanti per molto di sopasso. Ok, ok, ma dai, ma dai. Finalmente possiamo schierare Gwendolyn. Ha un'area d'attacco considerevole, ma non grido al miracolo. Dovremmo metterla probabilmente nei punti nevralgici. Allora, per adesso vediamo di metterla direttamente qua e speriamo che riesca a sparare a tutti i palloncini. Vediamo un po'. E ragazzi, ok, ecco, comincia a sparare e anche già level upata. Ok, le prossime ondate dovrebbero essere abbastanza tranquille. Oddio, tanti palloncini in arrivo. Questa volta stiamo riuscendo a superare il livello. Ci sono i palloncini mimetizzati. Guarda, maledetti. Dicevo, dovremmo riuscire a superare il livello con poche unità, ma che sono decisamente molto potenti. Allora, se ci sono i palloncini mimetizzati, direi che cosa buona e giusta avere almeno una scimmia cecchino con la visione notturna, in modo tale che me li identifichi sulla mappa. Comunque i nostri mortai continueranno a sparare al cratere iniziale e pertanto continueranno a far danni come non ci fosse un domani. Porco cane, guardate quanti palloncini stanno arrivando. Ok, siamo passati a quelli blu, ce la facciamo. Ce la facciamo, santi mortai. Guarda, non passa nessuno. Nessuno. Guardate i soldi che abbiamo fatto, una cosa incredibile. Oh mio Dio, abbiamo sbloccato una marea di unità. Allora, possiamo mettere anche la scimmia ingegnere. Usa la sua affidata sparachiodi per far scoppiare i palloncini. Quando viene potenziata può creare le proprie torrette sentinella sparachiodi. Il Drone Gamer gradisce proprio tanto. Allora, la possiamo mettere dove? Sto finendo lo spazio. Allora, mettiamola qua per adesso. E con il resto dei soldi di sicuro mi prendo il terzo mortaio. Lo mettiamo in parte agli altri e gli diciamo di continuare ad attaccare la prima zona. Abbiamo ancora $418 e a sto punto vediamo di prendere un'altra sparacolla. Quantomeno gli chiediamo di attaccare i palloncini che arrivano qui. Ancora una volta grumidi con la maxi, così che tutti i palloncini che entrano dovrebbero rimanere colpiti. Perfetto. Oddio, abbiamo anche i palloncini corazzati. Senza nessun problema, ragazzi, senza nessun problema. Ok, credevo che la mappa della luna sarebbe stata molto più difficile, ma invece ci stiamo difendendo egregiamente. Allora, vediamo di potenziare la nostra scimmia Harry Potter, che ha acquisito un bel po' di punti esperienza. Abbiamo il senso di scimmia che consente al mago di colpire i balloon mimetizzati. Mi pare cosa buona e giusta, visto che questa volta non abbiamo l'elicottero e non abbiamo la scimmia Roy Quincy che poteva individuarli automaticamente. Allora, la nostra scimmia Harry Potter è qui, ma per adesso non credo ci serva potenziarla più di tanto. Di sicuro possiamo potenziare la scimmia ninja con disciplina ninja, che dovrebbe aumentare la portata e la velocità d'attacco. Ha aumentato tantissimo la portata, potrà attaccare i palloncini quindi che escono direttamente dal cratere. Ottimo, oddio, anche i palloncini zebrati, ma ce la facciamo. Ottimo, abbiamo abbastanza soldi. Potenziami disciplina ninja. Forse gli basta, forse gli basta per attaccare anche i primi palloncini. Passiamo anche alle ondate successive. Ok, ok, nulla può fermare le mie scimmie lunari. E visto che abbiamo un po' di soldi da parte, potremmo dire di potenziare i nostri mortai con caricamento accelerato, il che vuol dire che spareranno praticamente in continuazione. Ok, è una tattica rischiosa, speriamo che... Oddio, neanche troppo rischiosa. Va che macello, stanno distruggendo tutti i palloncini mimetizzati senza nessun problema. Il mortaio è davvero la tattica vincente. Guardali, guardali.
Non riescono proprio a passare, non sta poi più uscendo un palloncino dalla zona iniziale. Siamo al 34esimo round, ragazzi, c'è speranza, c'è tanta speranza. Oddio, se mi arrivano i Moab qua potrebbe essere un bel problemone. Ma abbiamo accumulato un bel po' di soldini che possiamo spendere come ci pare e piace. Io continuo a comprare mortai a questo punto. Oh mio Dio, abbiamo abbastanza soldi per sbloccare la scimmia supereroe. Non ci credo mai nella vita. Lancia centinaia di freccette a velocità supersonica con un'ampissima portata di attacco. Possiamo anche dargli il colpo laser. Spara potenti raffiche laser anziché freccette. Oh mio Dio, costa davvero un botto 2005. Ha un'area d'attacco considerevole. Se la riesco a mettere più o meno qui. Veloce, ok. Non vedo l'ora di vederla. Ok, però fatemi passare qualche palloncino. Ragazzi, fate passare qualche palloncino. Signore, buongiorno. Ah, non vedi i palloncini mimetizzati. Ma come, ma mi prendi in giro? Oh, stanno arrivando tanti palloncini in piombo. Ma i nostri mortai dovrebbero riuscire a distruggerli senza nessun problema. Bravi ragazzuoli, bravi ragazzuoli. Ok, il supereroe non è riuscito ancora a far niente. Oh, palloncini mimetizzati, tanti palloncini mimetizzati. Ok, ditemi che i nostri cecchini li fanno fuori. Ah, cecchino, cecchino, veloce, veloce. Non mi ero accorto che lui non aveva effettivamente gli occhiali a visione notturna. Sono stato stupido. Allora, se lo metto qua in mezzo ai crateri e anche a lui diamo effettivamente gli occhiali della visione notturna, può colpire eventualmente i palloncini che sfuggono alle nostre unità. Perfetto. Io ho la vaga impressione che i nostri mortai abbiano acquisito un bel po' di esperienza, 9000 punti. Allora, gli sbloccherei sterminatore di balloon che permette di distruggere due strati in un'unica volta. Meraviglioso. E possiamo ancora velocizzare il caricamento, ma ci costerà poco tanto un botto. Possiamo migliorare la precisione, avere i colpi incendiari. E vabbè. Senti, io sblocco tutto, non sto neanche a leggere. Ecco qua. Tanto che ci siamo a questo punto, andiamo di quarto mortaio. 4 mortai is meglio che 3. Lo dice anche la pubblicità, santo cielo. Ok, ok, perfetto. Oh mio Dio, ci sono i palloncini piccoli che contengono tanti palloncini grandi. Velocizziamo il tutto, ok. Abbiamo i palloncini in piombo, non ce la fanno. Non ce la fanno. Stiamo facendo soldi come non ci fosse un domani. E di men che non si dica, ci ritroviamo con altri 1638 dollari tondi tondi. Così posso sbloccare il caricamento accelerato anche per la nostra scimmia. Sapete cosa? Io me la rischio, faccio anche super esplosione. Dovrebbero fare un danno davvero incredibile i proiettili adesso. È una tattica rischiosa, ma credo davvero che i mortai siano l'unico motivo per cui non stiamo avendo troppi problemi. Dovrebbero arrivare anche dei nuovi palloni arcobaleno. Senza nessun problema, il supereroe praticamente è stata una spesa inutile. Non fa niente, ma ha accumulato un po' di esperienza sto tizio. 722, potrei dargli il colpo laser. E che non so nemmeno io, ecco qua. Guarda, può diventare davvero un supereroe incredibile. Vabbè, il Tempio del Sole. Il sacrificio delle torri potenzia e modifica gli attacchi del tempio. Non so cosa voglia dire, probabilmente possiamo sacrificare le nostre unità. Nel prossimo round abbiamo i Moab. In caso di necessità, comunque, un bel pilota di elicottero lo possiamo mettere. Come funzionano gli elicotteri sulla luna, mi domandate voi? Non ne ho la più pallida idea. E lo potenziamo con il fuoco super rapido. Ok, così dovrebbe sparare molte più freccette. Ecco che arriva il Moab, perfetto. Perfetto, lo stiamo danneggiando tantissimo. Ragazzi, non abbastanza. Ok, ce l'abbiamo fatta. Oh, qualche palloncino è riuscito a passare. Aspetta, aspetta, mettimi la torretta qua davanti. Mettimi la torretta. No, non mi ha messo la torretta. Porco cane, non ci credo mai nella vita. Non ho messo la torretta in tempo. Sono stato troppo orgoglioso. Il mio orgoglio mi ha fregato. Al 40esimo. Aspetta, posso continuare se spendo 200 dollari? Oh, ok. Oh, l'ho sudata troppo. Oh, l'ho sudata troppo. Ho fatto troppo il gradasso e mi si è ritorta contro. Due di questi assolutamente alla fine. E con il resto dei soldi potenziamo le scimmie sparacolla con bagno di colla, in modo tale che ricopriamo di colla anche tutti gli strati successivi. Ok, i nostri mortai non fanno troppi danni contro i Moab, ora lo sappiamo. Casomai vediamo di mettere qualche altra unità in giro, tipo una torretta qua sopra, perfetto. No, no, sembra che non riusciamo a colpire i Moab. Dannazione, ok. Ok, fateli fuori, perfetto. Questa volta ce la dovremo fare, ditemi di sì. Non fregatemi di nuovo, ragazzi. Non fregatemi di nuovo, veloci. Ma guarda che macello, guarda che macello. Ma non ci credo mai nella vita. Ma non ci credo mai nella vita, più puntine. Sono restato con 50 di vita, ma mi prendi in giro? Ok, contro i Moab sono decisamente troppo vulnerabile. Quanto prima devo schierare dei cannoni o altro per riuscire ad abbattere molti più palloncini. Ok, perfetto. Anzi, sapete cosa? Ulteriore cannone mortaio. Questa volta però gli facciamo attaccare quest'altra zona. Caricamento accelerato e super esplosione. Ok, nel frattempo facciamo partire le prossime ondate. E schiero un ulteriore mortaio. Però, dai, sempre sulla seconda zona. Sì, sì, dovrebbe essere la tattica vincente. Aspetta che velocizziamo il tutto. Caricamento accelerato.
Perfetto, ok. Sto per rimanere fregato. Sto per rimanere fregato un'altra volta. Sono arrivati i palloncini mimetizzati. Non ci credo mai nella vita. No, no, mi resta poca vita. 4 di vita. 4 di vita, porco cane. Di questo passo il nostro viaggio sulla luna non durerà più di tanto. I palloncini mimetizzati mi stanno davvero aprendo il chiurlo in due. Allora, vediamo di potenziare quanto prima tutti i nostri cecchini. Allora, mettimi un altro cecchino anche qua. Perfetto, e anche lui diamo gli occhiali, visione notturna. Perfetto, ce la stiamo facendo qua, però con 4 di vita mi sto cacando che voi non ci avete idea. Oddio, pieno zeppo di palloncini zebra, ce la facciamo. Ce la facciamo, ce la facciamo contro ogni aspettativa. Oh, senti, altro mortaio, buttamelo qui. Attacchi questa zona, perfetto. Caricamento accelerato, incrociamo le dita e vediamo di andare avanti, ok? Ok, sapete cosa? Potenziamo anche il nostro Harry Potter, perché vi ricordate, aspetta, dov'è che aveva senso di scimmia? Ecco qua, gli diamo magia potente e senso di scimmia. Col cappellino figherrimo anche lui può occuparsi eventualmente di tutti i palloncini mimetizzati. Perfetto. Ok, sapete che vi dico? Io metto casomai un ulteriore Harry Potter per eventuali palloncini mimetizzati che passino per la zona centrale di qua. Ok, vediamo di non disperare troppo. Stanno arrivando anche i palloncini di ceramica. Ecco i mimetizzati, non mi fregate. Non mi fregate, Harry Potter. Harry Potter, anzi scimmia Potter. Non mi deludere. Ok, ok. Oh, il nostro supereroe si sta dando da fare finalmente. Solo per spintone vuole 3000. Sti supereroi maledetti che mi ciucciano tutto il conto in banca. No, no, ce la facciamo. Ok, non è un problema. Ok, ci mancano semplicemente 13 turni e dovremmo riuscire a completare anche questa mappa. È stata davvero difficile, ma purtroppo devo concludere qua l'episodio, altrimenti non riuscirò a montarlo e a pubblicarlo in tempo. Nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate, se avete qualche suggerimento o altro lasciate un bel viaggio nella serie, che andino a crescere e noi ci vedremo nel prossimo episodio. Ciao ciao!